Il complesso monumentale di Sant'Agostino apre le porte anche quest'anno alla terza edizione di Sinestesia Festival, un evento unico nel suo genere multisensoriale che vuole evocare e stimolare tutti i sensi di percezione. Il festival si presenta in una forma rinnovata, puntando per questa edizione sulle arti visive, trasformando la città di Mondolfo in un vero e proprio museo a cielo aperto attraverso progetti espositivi. Il festival, con la direzione artistica di Filippo Sorcinelli e a cura dell'associazione PAM Pro Arte Mondolfo, ha inaugurato il festival con la mostra Morosare, con alcune allegorie dei sensi legate al mondo dell'infanzia, dipinte a Roma nel Settecento dal pittore marchigiano Antonio Amorosi. Si tratta semplicemente di una concatenazione di sensi, una commistione di sensi. Nello specifico, per citare un esempio, i rubinetti dell'acqua calda, dell'acqua fredda, lo capiamo dal colore, no? Di questi rubinetti, eccetera. Ecco, questo è un fenomeno tipicamente sinestetico, per andare proprio sul semplice, quindi è un fenomeno che ci accomuna nel percorso quotidiano. Le mostre non hanno soltanto un senso da utilizzare, ovvero la vista, ma in questo caso si sentiranno delle musiche, si sentiranno dei profumi, si avvertiranno dei profumi, il tatto chiaramente percepito in alcune opere d'arte che possono essere toccate, via via discorrendo. Ecco, tutto questo connubio di sensazioni proprio scatenano dentro il corpo umano, dentro il visitatore, delle emozioni particolari. La mostra animerà il complesso monumentale fino al 31 agosto prossimo per turisti, visitatori e non solo, che arriveranno a Mondolfo. Un festival che funziona, che ha avuto molto successo negli anni scorsi e quindi quest'anno non poteva mancare. È un festival un po' diverso, che nel rispetto delle misure dei protocolli di sicurezza sanitaria regionali, però è un festival che offre tanto, soprattutto dal punto di vista culturale. Siamo soddisfatti che molte persone vengono anche da fuori comune, da fuori regione, per venire a visitare i nostri musei. L'offerta culturale di Mondolfo proseguirà anche a partire dal 7 agosto prossimo con il progetto Galleria senza soffitto, dove il centro storico sarà aperto e proporrà un percorso delle memorie storiche e sociali della città attraverso impressioni fotografiche permanenti affidate a Mario Giacomelli e interventi di street art.